Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, Michael Schumacher è un ex pilota automobilistico tedesco. È considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1. Non è stato affatto l'unico protagonista visto, che, insieme a lui, erano presenti altri suoi colleghi. Stiamo parlando di Charles Milesi, Nicolas Lapierre e André Negrao. Una decisione, quella del tedesco, di continuare su questa strada dopo aver capito che il mondo della Formula 1 non faceva affatto per lui. Non come il padre, visto che, come riportato in precedenza, è tuttora un simbolo per questo fantastico sport. Almeno per il momento, ovviamente, visto che le cose potrebbero cambiare anche da un momento all'altro. Poi ha continuato dicendo: non so quanti giri abbia fatto, ma con lui abbiamo svolto un programma breve per fargli avere un primo contatto. Non sappiamo quale sarà il futuro per lui. Aveva interesse per l'endurance e abbiamo sfruttato questa opportunità. Vedremo cosa fare più avanti. Fino ad ora, però, non sono in programma altri test. Il pilota, a prescindere, ne discuterà con Sinault e il direttore di Alpine Motorsports Bruno Famin per capire se ci sia la volontà di dare seguito al rapporto in vista della stagione che partirà a marzo in Qatar.